Ciao ragazzi e bentornati sul canale dalla vostra stupefacente bellissima porca di quella puttana quanto sei brutto. Quindi un uomo. Dicevo, bentornati sul canale. Oggi sono qui per parlarvi di una build che avrei voluto portarvi un bel po' di tempo fa, ad essere sinceri. Ma ho trovato il tempo di registrare questo video solo recentemente. Perciò, prima di parlarvi della build, vorrei mostrarvi da subito cosa è in grado di fare. Tenete conto che questa è la prima run. Avrete sicuramente capito che questa build è dannatamente rotta. Ora vi metterò in sovraimpressione le mie statistiche e andiamo a vedere immediatamente di cosa abbiamo bisogno e dove raccoglierlo, a partire ovviamente dal bastone. Nel caso di questa build in particolare è il bastone dello smarrimento, che dà un 30% di danno extra alla magia cometa notturna. Dove si raccoglie? Raggiungete la città di Sellia, cercate di fare un po' di parkour su questi tetti. Se non ci riuscite, come è capitato a me, fregatevene. In ogni caso dovrete cercare di salire su almeno sulla prima fila di tetti e saltare fino alla fila di tetti che affaccia direttamente sul lago di Eonia. Qui droppatevi sul primo balconcino e saltate sul secondo balconcino, dove troverete appunto il bastone. Ve ne serviranno due, perciò se riuscite a farvelo droppare da un amico, come ho fatto io, oppure potrete ricominciare una seconda run a difficoltà maggiorata e prendere il bastone. Sempre nella città di Sellia attivate un po' i vari falò che sono sulle torri, non ricordo precisamente qual è il falò che sblocca questo scrigno, ma in ogni caso, una volta che avrete attivato un determinato numero di falò, raggiungete la strada principale, potremmo definirla, della città di Sellia, quella dove ci sono le due rampe di scale grosse, una delle due porta anche ad una grazia. In questo tesoro troverete appunto cometa notturna. È il momento di un'altra magia, questa volta una magia basata sulla fede. È la magia ululato di Shabriri, che ci dona per 40 secondi un 25% di danno extra a tutti i nostri tipi di attacchi. Per raccoglierla, dalla grazia del montacarichi di Dectus, usciamo, scendiamo le scale, saltiamo sulla sinistra, o prima di scendere le scale saltiamo sulla sinistra, dirigiamoci verso sud e già qui potremo vedere una torre. Camminate lungo la parte sinistra di questa roccia, stando al coperto in modo che l'occhio che si svilupperà su quella torre non vi faccia danno. Droppatevi dal cavallo ammazzando queste quattro zoccolone di fiume. E al secondo piano di questa torre, quindi non c'è necessità di salire in cima ad ammazzare quei pirla che stanno evocando questa magia, ma io lo faccio lo stesso, potete trovare quel tesoro lì a terra. Lo aprite, questo scrigno lo aprite, e all'interno troverete l'ululato di Shabriri. La magia bolla dell'oracolo maggiore invece la troviamo al fiume Siofra. Per raggiungerla facilmente andate alla grazia Boschi dei Fedeli. Da qui
giratevi e dirigetevi verso sud. Salite sul vostro ciuchino di fiducia e ovviamente cercate di scansare queste palline azzurre che gironzolano per la mappa, perché vi sciotteranno molto facilmente. Proseguendo verso sud, ad un certo punto troverete questo pilastro crollato sul quale c'è il cornuto arciere. Ammazzate il cornuto arciere e utilizzate questo teletrasporto per raggiungere un'area sopraelevata, sempre della stessa mappa, quindi del fiume Siofra. Di fronte a voi, dietro quel cumulo di mattoni distrutti, c'è un portone. Entrateci dentro, ammazzate i nemici se volete. Comunque c'è uno scarabeo a terra che, nel momento in cui lo uccidete, vi dropperà appunto la magia bolla dell'oracolo maggiore. Se anche voi volete essere semi invisibili o quasi completamente invisibili a determinati boss, solo a quelli che si masturbano parecchio, dovrete raggiungere questa torre qui, che ovviamente sarà invisibile la prima volta. La trovate nell'alto piano di Altus. Una volta arrivati qui raccoglierete una mappa che vi indicherà tre stemmi, il terzo nascosto sotto una roccia. Una volta che li avrete attivati tutti e tre potrete vedere di nuovo la torre, salirci ovviamente in cima e aprire lo scrigno che conterrà la lama invisibile e la magia forma invisibile. La magia terra magica la troviamo nella caverna cristallina dell'Accademia, vicino ai boschi cristallini, ossia quella grazia lì. Dalla grazia dirigetevi verso est, entrerete all'interno di una caverna. Per sbloccarla avete bisogno di una chiave di pietra. Raggiungete la fine della caverna cristallina, battetevi contro il boss, saranno due cristallini enormi, i quali vi daranno già un'altra magia. Alla fine di questa caverna salite su un ascensore, uscite fuori un balcone, successivamente salite sopra una scala. In cima a questa scala finalmente troverete un forziere, all'interno del quale ovviamente ci sarà la magia terra magica. Le due show war che ho utilizzato sono la prima, mossa del sicario, che trovate a Villa Vulcano, e trovate nella zona di Via dell'Iniquità. Una volta entrati dentro Villa Vulcano, parlate con questa, che si chiama Tarot se non ricordo male, accettate di diventare dei cattivoni, vi darà una chiave, con quella chiave andate in fondo al corridoio e spalancate una porta. All'interno di questa porta troverete il cornutone seduto, ci parlate e non vi dirà un cazzo. Raccogliete la lettera, andate subito al capanno del maestro guerriero nella zona di Sepolcride, proseguite verso nord dove c'è quel pallino comunque rosso sulla mappa, invadete questo tizio, ammazzatelo subito e poi tornate immediatamente a Villa Vulcano. Parlate di nuovo col cornutone, il quale aprirà uno shop solo per cornutoni, all'interno del quale potrete appunto comprare la Ash of War mossa del sicario. L'altra Ash of War che ho utilizzato è la Ash of War Voto Aureo, che trovate molto vicino a dove abbiamo combattuto contro quel tizio, dove abbiamo invaso quel tizio, esattamente lì dove ho messo il puntino. Perciò tornate di nuovo alla capanna del maestro guerriero e dirigetevi di nuovo verso nord. Ad un certo punto salirete su questa roccia e vedrete in distanza un tizio a cavallo. Ammazzate lui. Se siete cattivi come me, ammazzate anche il cavallo, ovviamente. Poverino, rimane da solo, quindi ammazziamo anche il cavallo. Raccogliete ciò che vi ha lasciato e troveremo appunto la cenere di guerra Voto Aureo. I talismani che utilizzeremo sono in realtà 5. Ve ne mostro 5 e poi vi spiegherò il perché. Il primo, non per forza necessario, lo troviamo nei campi di neve consacrati, quindi l'area prima di Ordina, che è di per sé l'area prima di Malenia. Dirigetevi a quella grazia che vi ho mostrato e poi andate verso est. Fate attenzione perché dovrete salire sopra due aree rocciose, quindi non rimanete nella parte bassa. Portate con voi dei dardi di cristallo oppure quell'evocazione a forma di mostriciattoli come questi. Perché vi dico di portarvi i dardi? Perché è il modo più semplice. In pratica, colpendo uno di questi due gargoyle con due dardi, se non ricordo male, farete in modo che l'altro gargoyle lo attacchi. Nel momento in cui l'altro gargoyle lo attacca e voi poi successivamente li ammazzate, si sbloccherà l'ingresso della torre. Neanche a dirlo, una volta sbloccato l'ingresso della torre, salite in cima, ovviamente, e troverete a terra, vicino a un ammasso strano di cervelli, il talismano messa di pietra. Per quanto riguarda la magia bolla dell'oracolo maggiore, è possibile aumentare la portata della magia, quindi la distanza che percorre prima di esplodere. Per farla dovrete raccogliere il talismano freccia implacabile. Per raggiungerlo spostatevi alla capanna di Colle Tempesta, salite sul vostro fidatissimo ciuchino
e spostatevi verso sud. Ad un certo punto troverete due torri sotto le quali ci saranno tre nemici in totale. Il primo è questo tizio qui e poi ci sono i due a guardia di uno scrigno. Dentro quello scrigno troverete appunto il talismano in questione. L'icona di Godfrey è un talismano assolutamente utilissimo per questa build, perché vi permette di aumentare il danno di alcune magie caricate, tra cui Cometa Notturna. Per raggiungerlo, all'altopiano di Altus o dalla Primissima Grazia, oppure dalla Grazia del Raccordo della Strada di Altus, dirigetevi verso il centro della mappa dopo quel campo di battaglia, scendete e proseguite verso sud attraversando questa grotta. Alla fine di questa grotta vi ritroverete davanti alla Galera Eterna di Godefroy l'Innestato, che praticamente è la copia di Godric, ma si chiama col nome Pezzotto di Godfrey. Non ho ancora mai capito il perché. Comunque, fatelo fuori una volta che sarà esploso in una nuvola di scoreggia bianca, vi lascerà appunto il talismano icona di Godfrey. Ora, come vi dicevo all'inizio del video, vi ho parlato di 5 talismani in totale, per un semplice motivo. Il talismano scorpione della magia lo troverete solo seguendo la quest di Selvius, quindi dirigetevi alla Guglia di Ranni, che è il punto più vicino, scendete verso sud e troverete la torre di Selvius. Dovrete avergli già parlato sotto forma di fantasma iniziando la quest di Ranni. Lui vi consegnerà un oggetto che dovrete utilizzare per avvelenare Nefelilu, ossia quella tizia che trovate nel castello Gran Tempesta. Ora, se come nel mio caso non potete proseguire la quest perché siete andati troppo avanti o avete fatto già qualche cazzata, al posto di quel talismano vi consiglio di utilizzare la spada rituale che trovate leggermente più a nord del della Primissima Grazia dell'altopiano di Altus. Quindi salite sempre in groppa al vostro fidato ciuchino, dirigetevi verso nord e superate tutta questa struttura, tutte queste rovine, e troverete un ingresso sotterraneo verso un'arena. L'arena conterrà un mini boss, il quale una volta ammazzato vi lascerà aperta la strada per raggiungere uno scrigno dentro il quale ci sarà appunto il talismano della spada rituale. Questo talismano aumenta del 10% ogni danno che voi fate finché siete in full HP. Ma andiamo a fare un po' di conti. Ora, per facilitare la cosa, vi mostrerò il danno della magia Cometa Notturna caricata senza nessun buff, solo con un bastone, e il danno con tutti gli equip. Quindi, una maschera che aumenta l'intelligenza, il secondo bastone, i 4 talismani, il voto aureo, la magia di Shabriri e in più ho aggiunto il balsamo magico che aumenta i danni magici, per un totale di 6.008 unità di danno. Ora, se volete divertirvi ad essere invisibili come vi ho mostrato all'inizio del video, dovrete utilizzare la magia forma invisibile appunto e aggiungere come effetto ad essa la Ash of War mossa del sicario. Vi accovacciate, entrate in una boss fight qualsiasi e sarete tendenzialmente invisibili. Ora ci sono determinati nemici parecchio suscettibili a questa cosa, tra cui Morgoth e Godfrey. Ci sarebbe anche in teoria Margit, ma è talmente stupido come boss che non rientra nella categoria boss. Detto tutto questo, voi sarete tendenzialmente invisibili finché il boss non subirà dei danni o finché non sarete troppo vicini e sarà disattivato l'effetto di mossa del sicario o della magia forma invisibile. Detto questo, tendenzialmente questo è un nuovo metodo per cisare, quindi imbrogliare, il boss Morgoth. Detto questo ragazzi, per questo video è tutto, spero che questa build vi piaccia e che vi possa tornare utile per farvi divertire un po' di nuovo con Elden Ring. Noi ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao!